che finora è stata seguita, ha portato alle trivellazioni giuste e sbagliate che fossero, comunque non fino all'esaurimento dei giacimenti. Lì era l'errore. Ma allora, aspetta un secondo. Adesso vediamo l'argomento politico e quello che dicevo prima. Partiamo dalla differenza. Allora, giustamente alla conferenza del clima che citavi prima, quella di Parigi del 94, No, dicembre 2015. del 2015, scusami, no, dicevo che c'erano 194 paesi. Praticamente è stato stabilito che i giacimenti, appunto, sotterranei devono comunque rimanere di una certa portata per mantenere ulteriormente per quanto riguarda i la temperatura. Sì, i fossili. Questo significa che noi. Se io faccio i decimi, se io mi metto i decimi, ti porto al campo, ti metto il decimo, vengo là, cambio il clima. No, tu non mangi, io i decimi, non li utilizzo, no. Io adesso li metto tutti quanti, beh, in superficie. Non è il decimi. È il consumo di quella cosa. Certo. Antonio, allora se vogliamo parlare, certo, cioè, ma io immagino quanto numero può essere a me. Ma se no, fosse io ogni ti giorno, voglio impressionare, Antonio. Antonio, io non ti voglio impressionare. Io sto cercando, non voglio impressionare nessuno, tantomeno sto cercando semplicemente di capire una cosa che quanto vedo nessuno di noi ha capito. Comunque, nessuno di noi ha capito in maniera ma sul totale. clima ci sono tante Appunto, variazioni. In cui emergono continuamente fatti nuovi. E fatti diversi, ma cioè posso già non concludere, sappiamo certo che si Antonio? Antonio, se mi fai fai concludere, volevo solamente dire una cosa. Io sto solo dicendo che nel momento in cui ci sono determinate, appunto, eccessive variabili che portano comunque a un grandissimo punto interrogativo sul futuro della Terra in generale, delle politiche alternative che già da tempo avremmo dovuto intraprendere, forse sarebbe il caso di iniziare a intraprenderle in maniera seria. Questo. A riferimento al nucleare, non si è fatto un no, E che significa? Perché non si è fatto, non si deve continuare a fare? Questo è un discorso stupido. Però non è vero, è scontato. Sì, però io vorrei chiaro. E non solo, però. E non solo. Però vuol dire che abbiamo tanti quei soldi. E i pannelli solari, scusami. Quando io ci ho messo a scuola mia, 30 anni fa, i giapponesi sono venuti a vederli e non li compriamo.